Buongiorno a tutti. Eh, abbiamo visto la partenza di Apollo per Corinto nella Caia, cioè nella Grecia, e adesso oggi vediamo l'arrivo di Paolo ad Efeso, eh, dove nasce una chiesa eh, molto, molto importante. Ricordiamo la lettera di Paolo agli Efesini, eh, però eh, dove Paolo non, ne, non aveva non aveva mai predicato, è una chiesa che nasce dalla predicazione di Apollo, da quello che sembra. Ecco. Apollo è di passaggio a Efeso nel, nel, viaggio, nel secondo viaggio eh, di, di ritorno, ecco, poi come abbiamo visto inizia il terzo, terzo viaggio. Ecco, quindi Apollo è a Corinto e Paolo attraversata l'Asia, le regioni remote, più, più lontane dal mare che erano montuose, ecco eh, vuol dire così eh, l'espressione greca, quindi si, si parla dell'Asia eh, dell del nord, cioè sì, della parte dell'odierna Turchia più a nord, e Paolo scese, infatti dice scese a Efeso che era eh, più vicina al mare. E, e Paolo trova alcuni discepoli, eh, e sono dodici, ci dice al versetto 7, e quindi sono pochi, però eh, ci sono, forse ce n'erano anche degli altri, però Paolo ne incontra dodici e gli fa la domanda, ecco, eh, Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete divenuti credenti. Ecco, ma, eh, ecco ci fermiamo qua, leggiamo però tutto il testo fino al versetto 8 e poi ricominciamo dal versetto 2. Il versetto 1 l'ho già spiegato. Avvenne poi che, mentre Apollo era Corinto, Paolo, attraversate le regioni più remote dell'altopiano, Piano, scese a Efeso. E avendo trovato alcuni discepoli disse loro, avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete divenuti credenti ed essi a lui. Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo. Ed egli disse, in cosa dunque siete stati battezzati? Essi allora dissero nel battesimo di Giovanni. Disse allora Paolo. Giovanni ha battezzato con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè Gesù. E dopo aver udito questo furono battezzati nel nome del Signore Gesù e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo ed essi parlavano in lingue e profetavano. Erano in tutto circa dodici uomini. Fermiamoci al 7. Eh, C'è questo avvenne egeneto in greco, eh, eh, è un'espressione molto diffusa eh, che indica un fatto che, eh, che, che accade eh, però eh, niente è casuale, eh, eh, avviene per eh, disposizioni di Dio. Eh, questo, questa formula, come ho già detto precedentemente, diverse volte la troviamo eh, nei, nei racconti della creazione della Bibbia greca, eh, sia la luce e avvenne e geneto Ecco, quindi ancora una volta questo racconto ci, ci dice che sembrano cose casuali, ma dietro c'era sempre la... Eh, la mano del Signore a guidare tutto, lo vedremo anche negli spunti. Allora abbiamo visto Apollo a Paula Corinto, Paolo arriva a Efeso e fa questa domanda, abbiamo, abbiamo già detto, eh, rispetto allo Spirito Santo, perché eh, per il Libro degli Atti degli Apostoli lo Spirito Santo è una cosa essenziale, eh, perché se no non c'è... Non c'è un cammino di fede, non c'è una vita cristiana. Ne parleremo di questo negli spunti. E loro rispondono, come abbiamo letto, che non solo non avevano ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, ma non sapevano neanche che esisteva lo Spirito Santo. Ecco. Qui non sappiamo, però probabilmente, come abbiamo letto precedentemente, Apollo aveva delle lacune sulla dottrina cristiana, su, sulla via, come veniva chiamata, e, e quindi mancava appunto un elemento fondamentale che era l'acquisizione dopo il battesimo dello Spirito Santo. E, e, e Paolo gli fa un'altra domanda, dice, in cosa? Eh, siete stati battezzati cioè in, in che nome vuol dire e loro dicono oh, nel battesimo di Giovanni e eh, eh, come si sa che Apollo conosceva solo il battesimo di Giovanni e poi viene istruito da Priscilla e Aquila eh, ecco e eh. Al, al capitolo 18 eh, incontriamo ancora un'altra volta dei fratelli, ecco, ma non si sa eh, come sia stata, come sia iniziata ecco, la conversione di alcuni e, appunto, poi progressivamente la, eh, si sia formata la Chiesa di Corinto. E allora Paolo risponde. Eh, spiega qual era la funzione, il ministero eh, di Giovanni, che era, come sappiamo, il battesimo per la conversione, per la metania, eh, eh, vuol dire cambiamento della mente. Ecco, adesso eh, la differenza tra il battesimo di Giovanni e quello di Gesù lo, lo sappiamo dai Vangeli, già non c'è bisogno di spiegarlo. Però eh, Paolo aggiunge che Giovanni appunto aveva indicato Gesù come Messia, colui che doveva venire, o Erchomenos, colui che deve venire, cioè il Messia. E, e, e poi dice che il popolo eh, era stato istruito da Giovanni eh, e doveva attendere questo personaggio che. C'era già, ma doveva ancora iniziare il ministero, Gesù sappiamo, di credere in lui. Quindi, come sappiamo anche dai Vangeli, Giovanni Battista si ritira, diminuisce per lasciare lo spazio alla, alla predicazione di Gesù. Ecco. E, e quindi fa per la prima volta il nome di Gesù. Abbiamo visto che diceva... In cosa siete stati battezzati, e loro rispondono Giovanni, ma eh, qui eh, c'è il nome di Gesù, eh, c'è la risposta eh, alla, eh, a, questo, a questo dato. ecco Ci si battezzava nel nome. Sappiamo che anche nella vita sacramentale il nome è importantissimo, quasi tutti i sacramenti noi li riceviamo nel nome del Signore. Vediamo ancora una volta la potenza intrinseca del nome di Gesù, come era potente anche il nome Yahweh, il nome proprio di Dio, che è quasi personificato nella Bibbia, eh? sia il nome di Dio ma anche quello di Gesù. E allora quando questi discepoli sentono il nome Gesù, perché Apollo sapeva benissimo, eh, eh, confutava i giudei eh, pubblicamente eh, facendo vedere che il messia era lui e quindi lo conoscevano sapendo che c'era un battesimo di Gesù eh, si fanno battezzare subito nel nome del Signore ancora una volta il nome di Gesù e, e poi Paolo eh, fa quello che abbiamo già visto fare da Pietro quando arriva nelle regioni del, sul litorale del mare Mediterraneo e nell'antica Filistea, dove c'erano le, le prime chiese, anche lì, eh, eh, impone le mani eh, per, eh, per, eh, perché appunto scenda lo Spirito Santo dall'alto, è sempre Dio che manda lo Spirito Santo e la l'imposizione delle mani era una consacrazione. Oggi si dà solo ai sacerdoti, ma eh, se leggiamo bene il termine sacerdote non è mai riferito ai presbiteri, cioè ai preti, è sempre riferito a Cristo. E e alla Chiesa, un popolo di sacerdoti, un popolo e sacerdoti. Hai fatto di noi un popolo e sacerdoti. Dice, poi vedete le concordanze se, se potete. Eh, quello che ho detto l'ho riscontrato dopo un'indagine. Un Quindi eh, vedete che lo Spirito Santo eh, doveva scendere su tutti, perché come vedremo negli spunti, senza lo Spirito Santo non c'è vita spirituale e non c'è. E vita cristiana. E, e poi ci sono i segni carismatici, eh, le lingue e la profezia eh, che eh, confermano la discesa di questa potenza divina. Ecco, bisogna chiamarla così, come, come, come diceva Gesù, rimanete in città finché non siate eh, rivestiti di potenza dall'alto. Poi c'è la Pentecoste è la potenza di Dio che si esprime appunto attraverso lo Spirito Santo. E, e quindi ci sono questi segni, ecco, che ci sono sempre stati nella Chiesa, anche se eh, non solo i giornali, ma neanche eh, la Chiesa ne parla, ma ci sono. Eh, eh, perché se non ci fossero non ci sarebbe la Chiesa. Eh, non li vediamo, eh, sono rari forse finché si vuole, però eh, non ne possiamo fare a meno ecco, eh, del, di, di questi carismi. Poi c'è tutto il discorso della vita carismatica, come dice San Paolo, lo spiega benissimo al capitolo 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi. Ecco, poi ci dice, abbiamo già detto, al versetto 7 ci notifica che erano pochi, erano dodici questi discepoli forse ce n'erano altri, come abbiamo detto. E, e poi leggiamo la parte finale, i versetti 8 e 10. Eh, Paolo è entrato nella sinagoga parlò con franchezza per tre mesi discutendo ed esponendo con discorsi persuasivi le cose che riguardano il regno di Dio. Quando poi alcuni sostenarono nell'indurimento e non credendo parlavano male della via davanti alla moltitudine, si ritirò da loro separando i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di Tiranno. Tiranno non vuol dire come in italiano il, 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 il despota, era un nome proprio. E questo poi avvenne per due anni, così che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, ascoltavano la parola del Signore. Ecco, vediamo ancora una volta, Paolo, che un grande coraggio, eh, veramente, era un leone, il leone di Tarso, perché nonostante tutte le persecuzioni da parte dei giudei, che lo rincorrevano in tutti i luoghi dove andava, lo calunniavano, eh, lo percuotevano, lo portavano in tribunale, Paolo rimane fedele alla sua missione. Ricordiamo le parole di Gesù stesse che diceva, eh, è un vaso, egli è un vaso di elezione per portare eh, la salvezza, adesso non mi ricordo bene le parole, comunque... Eh, ai gentili ma anche a Israele. E qui Paolo si incontra con l'Israele della diaspora, poi vedremo che va a Gerusalemme e subirà ancora, ancora eh, del, delle vessazioni come incontra dappertutto. E però appunto qui si fa vedere il grande coraggio eh, di Paolo e poi parla con franchezza, parlare con franchezza la parissia c'è il verbo della parrissia che vuol dire parlare con libertà, ecco, parlare in modo diretto, frontale, senza aver paura di dire le cose, ecco, e con grande coraggio, vuol dire tante cose la parrissia. E rimane per tre mesi con questi giudei e discutendo e esponendo con discorsi persuasivi cercando di persuaderli ad abbracciare la via cioè la, la dottrina cristiana e però le cose che riguardano il regno di Dio qui bisogna fermarsi un attimo perché eh, il regno di Dio era una cosa nuova per i giudei come anche per i discepoli eh, quando c'è il Kerigma di Giovanni Battista e di Gesù, che è lo stesso, cioè il proclama, convertitevi perché è giunto a voi, è vicino a voi il regno dei cieli. Eh, vuol dire il regno dei cieli qui sulla terra, eh, poi quello futuro, chiaramente, però eh, c'è già qua. Il Regno dei Cieli, ecco anche dobbiamo vederlo con la fede, ma nell'Antico Testamento non c'era, il Regno dei Cieli viene solo col Messia, con Gesù. E quindi spiegava, probabilmente qua dice: discorsi persuasivi, Io ho tradotto. Eh, Prendendo da una, da una buona traduzione, vuol dire persuadere, persuadendo letteralmente, però vuol dire, eh, vedete anche il lessico, indurre alla fede l'uditorio med mediante la predicazione, eh, che doveva persuadere appunto ad abbracciare la dottrina cristiana, più che la dottrina, come abbiamo detto tante volte, era la via o dos in greco. Perché è una via concreta, è un cammino. Il cristianesimo non è solo una dottrina da imparare a pappagallo, si deve concretizzare nella vita, nella prassi umana. E però parlava del regno di Dio, ecco. E nei Vangeli abbiamo tantissime parabole che parlano del regno di Dio, ecco, non dico di più, però eh, nei Vangeli possiamo vedere in che cosa consiste. E, e, però in Paolo incontra ancora una volta l'indurimento come lo, lo descrive anche nella lettera ai Romani, parla dell'indurimento di Israele finché non siano entrate tutte le genti, c'è questa parola tecnica che è semitica, viene dall'ebraico, eh, eh, però lo, lo vedremo negli spunti anche questo, l'indurimento però, per spiegarci un attimo, il, il verbo sclerino, Dire letteralmente rendere duro, e però è quasi sempre riferito al cuore dell'uomo che eh, in senso semitico, il cuore dell'uomo nell'antropologia biblica è il pulto mediano, è il centro della persona, un po' come per un'automobile il motore eh, che, che la fa andare, ecco, e la durezza di cuore indica in, in senso traslato, eh, la durezza, l'ostinazione, la testardaggine, la caparbietà, ecco eh, queste sono eh, ma vuol dire tante cose, ne parleremo negli spunti. E, e quindi non credono e incominciano a parlare male della via, cioè della, del cristianesimo, anche di questo eh, ne parleremo un attimo nel primo spunto davanti a tutti e per screditarla davanti a tutto il popolo. Cercherò di spiegare cosa, qual era l'intento dei giudei. È una cosa gravissima. E allora Paolo prende le difese di questa, di questa detrazione rispetto anche alle sacre scritture, come le avevano comprese appunto gli apostoli, perché gliele aveva rivelate Gesù, e si dimostrava attraverso, come sappiamo, quel discorso che Gesù fa i due discepoli di Emmaus e gli racconta proprio narrato da Luca, non per niente, ecco lo stesso redattore degli atti degli apostoli, quando comincia a parlargli di tutte le cose che lo, lo riguardavano, partendo da Mosè e poi e tutti i profeti, salmi, eccetera. E, e, e quindi Paolo mh, a questo punto eh, cosa fa? ritira i discepoli, che probabilmente sicuramente c'erano dei giudei che erano venuti alla fede, e li, li separa dalla sinagoga. Io credo che bisogna interpretare così, perché a questo punto i giudei denigravano la dottrina cristiana e allora erano un, come direbbe il Signore, un, un lievito maligno ecco, che si espandeva e, e poi eh, per controbilanciare questa detrazione della dottrina cristiana comincia a discutere eh, in questa scuola di un certo tiranno, ecco, che non sappiamo dove sia comunque, eh, in una scuola e non in una sinagoga. E, e, e questo però lo fa per due anni. E, e quindi per rintuzzare questa. Eh, questa diffamazione della via cristiana, rimane lì molto tempo, perché era una cosa importantissima, i giudei potevano dire tante cose, comunque lo dirò poco dopo, nel primo spunto. E però poi Paolo ce l'ha vinta, perché accade che, dice San Luca, dice che tutti, gli io tradotto, ho tradotto letteralmente, altri cercano un po' di... Di, di, così, di cambiare questa espressione totalitaria, diciamo così: tutti gli abitanti dell'Asia. Sappiamo che non, poteva, non avevano potuto andare a predicare in Asia, ma il momento è adesso. E poi giudei e greci ecco, ascoltavano la parola del Signore, non vuol dire che si sono convertiti, però a questo punto, tutti, sia giudei che greci, ascoltavano Paolo. E non le calunnie e la detrazione e la maldicenza contro la dottrina cristiana. Eh, continuo con lo spunto che, avevo, che ho già appena accennato poco, poco sopra. Qui Paolo discute per molto tempo. Quindi, eh, con le scritture alla mano, eh, si deve pensare sicuramente con le scritture alla mano, le scritture ebraiche, quindi se voleva contrastare questa diffamazione, eh, come ho detto, della dottrina cristiana, eh, doveva basarsi sulle scritture e, e oggi diremmo eh, dimostrare in modo scientifico ecco, che le scritture parlavano di Gesù, ecco, non solo del Messia in modo indefinito, proprio della persona. E c'era appunto, abbiamo detto, un pericolo. I giudei erano pericolosissimi perché potevano, le persone più semplici potevano pensare che la dottrina cristiana fosse un'eresia, un'invenzione, un mito, e mentre invece gli apostoli dicono che è il compimento della storia antica, delle promesse, l'attuazione delle promesse del Signore. E quindi ci tengono gli apostoli, in tutti i discorsi, partendo da quello di Stefano, poi Pietro e tutti gli altri, e Paolo, eccetera, e ci, ci tenevano tantissimo a far vedere che la religione cristiana non solo era il congipimento, ma era in perfetta continuità con tutte le scritture antiche, le profezie. Questo era importantissimo. C'è una continuità. Noi non siamo venuti su dal nulla, noi cristiani. Siamo venuti. Siamo la, la continuità e l'attuazione. Rappresentiamo l'attuazione di tutte le promesse di Dio in testa tutte. La risurrezione dei morti, che nell'Antico Testamento, anche se alcuni dicono di no, invece c'è questa promessa in tantissimi luoghi della scrittura. La prima cosa è la resurrezione: si partiva di lì, ecco, perché era la grande speranza dei giudei. E quindi la storia sacra, i cristiani, i primi predicatori, l'hanno sempre rispettata. La, veri, la verità della storia sacra e poi di tutte le profezie. Come ho detto, lo, questo lo vediamo in tutti i discorsi degli Apostoli. Ecco, ritornando indietro, potremo, eh, cominciando da Stefano, che rifà tutta la storia di Israele per poi arrivare a Gesù. Ecco, poi volevo parlare un attimo della durezza di cuore che è un, una patologia, si potrebbe dire, una malattia spirituale, è la malattia del religioso, è il grande pericolo del religioso. Il verbo greco, sclerino, vuol dire rendere duro, l'ho già detto. Abbiamo detto che vuol dire durezza, ostinazione, testardaggine, caparbietà soprattutto riferito alla durezza di cuore, ho già spiegato che il cuore nell'antropologia biblica è il centro della persona, è il motore dell'automobile, qui però c'è solo l'indurimento, ma però è, probabilmente è, è implicito anche che, ci sia un, che, che sia riferito al cuore, ecco, perché la troviamo in tutta la Bibbia, questo questo elemento, questo tema della, della durezza di cuore. Abbiamo detto appunto ostinazione, testardaggine, caparbietà. In Isaia l'indurimento del cuore provoca la mancanza di timor di Dio. Potete vedere Isaia 63, 17. Nel Siracide è la, la caparbietà e la disobbedienza, ad esempio, dei figli nei confronti dei genitori. E di solito invece è un'obbedienza a Dio. Però il Siracide lo potete vedere al capitolo 30, versetto 12. Negli Atti degli Apostoli, abbiamo appena visto, al versetto 9 di questo capitolo, che provoca l'incredulità, è un moto che porta all'incredulità. Nel Salmo invitatorio, importantissimo, proviene dalla ribellione. E non indurite il vostro cuore, dice il Salmo che, con cui iniziamo la giornata nell'ufficio de, eh, delle letture. Salmo 95,8 e eh, giustamente la liturgia l'ha messo eh, come prima preghiera della giornata, perché siamo sempre in pericolo. Ho detto prima appunto che eh, la durezza di cuore è mh, la grande patologia o malattia spirituale che si voglia dire. Del religioso la ribellione qua di cui parla il Salmo Invitatorio è proprio la ribellione di Meriba. Se ricordate l'episodio dove il popolo si ribella a Dio, comincia a mormorare, eccetera, ed è stanco di, di seguire Dio e si ribella, può succedere anche a noi, è un pericolo anche per noi. E poi la durezza di cuore può anche essere misteriosamente pre prevista e voluta da Dio. Eh, Esodo 7,3: Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni, i miei prodigi in terra d'Egitto. L'indurimento del faraone è voluto da Dio perché dovevano arrivare altri castighi. E allora eh, oggi diremmo eh, che il Faraone non ha voluto sottomettersi a questi fatti eh, sovrannaturali, alle piaghe, ma questo era voluto da Dio perché Dio aveva decretato un, un castigo che non era ancora concluso. E il cuore del Faraone eh, sarà indurito eh, fino alla fine. Ricordiamo quando manda l'esercito eh, per. Eh, andare a, a contrastare il popolo che era sulle rive del Mar Rosso e, e stava per attraversarlo. Così anche in Paolo eh, dice che Dio usa misericordia con chi vuole e indurisce chi vuole. Romani 8.12, sempre nella lettera ai Romani, l'ho già citato, eh, l'indurimento di Israele è in atto finché non, non siano entrate tutte le genti. Quindi questo indurimento viene a vantaggio, in questo caso storicamente, per i gentili. Poi ci sarà eh, la chiusura. Ultimo, entrerà Israele alla fede. Eh, la durezza di cuore può essere procurata dagli eventi. Eh, l'induramento di una parte di Israele, come ho detto eh, prima, che è, è provocato, come abbiamo visto, eh, Luca se l'ha detto più di una volta, dall'invidia dall dei giudei, perché vedevano che il Signore era con la Chiesa, vedevano i miracoli, vedremo nel, nel passaggio successivo i miracoli che accadevano a Efeso per mano di Paolo. Ma tutto concorre al disegno di Dio. C'è cioè un disegno misterioso dove, come dice San Paolo, con alcuni usa misericordia, con altri eh, lascia che si indurisca il loro cuore, la loro ostinazione, eccetera. Molto simile da sclerino, il, il verbo in greco, la, la sclirocardia. È una parola composta che vuol dire durezza di cuore, ma ne abbiamo già parlato. Nei Vangeli, ad esempio, è, è quella durezza di cuore, insensibilità, mancanza di compassione che produce il ripudio della moglie. E la sclerocardia è molto vicina all'indurimento. Potete eh? vedere Marco 10,5 e Matteo 19,8, sempre sul ripudio della moglie. Quindi è anche una mancanza di compassione l'uomo insensibile l'uomo che non ha compassione che ha il cuore indurito anche questo c'è cioè, anche questo elemento e però è riferita anche ai discepoli quando non credono all'annuncio della risurrezione trasmesso dalle donne dai testimoni oculari marco 16 14, vedete che allora eh, questo indurimento, questa sclerocardia, come la vogliamo chiamare, è proprio una, una malattia del religioso, perché parte il Faraone, però eh, si manifesta soprattutto in quelli che hanno iniziato il cammino e poi cominciano a stancarsi, a mormorare contro Dio e poi si può arrivare anche alla ribellione. Ecco. E poi parliamo un attimo, per concludere nel terzo spunto, dello Spirito Santo, cioè quella, quella risposta eh, di questi dodici discepoli che dicono ma noi non abbiamo mai sentito neanche che ci sia uno Spirito Santo. <ride> ecco. e, um, noi l'abbiamo visto invece nella Pentecoste. Sapete che il Nuovo Testamento ci dice che lo Spirito Santo non c'era ancora perché Gesù non era ancora stato glorificato, questo ce lo dice l'Evangelista Giovanni. Quindi come è dato nella nuova economia lo Spirito Santo, non era mai stato dato nei tempi antichi. C'era lo Spirito del Signore, ma come è dato oggi, ecco che... Rimane su Gesù, ci dice il Vangelo al battesimo di Gesù. E ricordiamo anche che Pietro racconta l'episodio di Cornelio, dove c'è un fatto. Qui abbiamo visto che c'è l'imposizione delle mani, invece, nell'episodio di Cornelio scende appena Pietro inizia a parlare, scende lo Spirito Santo. E quindi è Dio, qui è una dimostrazione di Dio che voleva far vedere a Pietro, infatti Pietro lo comprende dopo, che Dio non fa preferenza di persone e dà lo Spirito Santo agli uni, agli apostoli, ma anche agli altri. Quindi viene direttamente dal, dal cielo, come nella Pentecoste. Dio ha fatto apposta per far capire a Pietro, appunto, che questo dono e questa potenza dall'alto è per tutti. E quindi, Pietro dice: Avevo appena incominciato a parlare, quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio scese su di noi. Atti 11:15 E lo Spirito Santo è il grande protagonista. Del libro degli Atti degli Apostoli, ispira la parola, ricordiamo Pietro, pieno di Spirito Santo, ma anche Paolo. E poi la designazione dei missionari, è stato lo Spirito Santo a scegliere Paolo e Barnaba, come abbiamo visto. Organizza gli spostamenti. C'è quel divieto di andare a predicare nell'Asia, non era il tempo, ma lo vediamo che il tempo arriva proprio nel racconto di oggi, eh, ad Efeso e non nel nord. Poi gli spostamenti, quante volte anche gli spostamenti abbiamo visto che sono stati organizzati più o meno in modo provvidenziale, sempre eh, dallo Spirito Santo. Luoghi e tempi, ecco, abbiamo visto tutte queste cose, quindi è il grande protagonista di tutta l'opera della Chiesa, è lui che muove, eh, anche la, nella persecuzione abbiamo visto che alcuni scappano eh, ad Antiochia, in Siria, e poi, eh, non sappiamo neanche i nomi, iniziano a evangelizzare, a predicare la nuova novella anche ai pagani e quindi vedete che è tutto provvidenziale, Dio nella sua, nella sua grande fantasia dispone tutto attraverso lo Spirito Santo ecco, e anche gli avvenimenti, e ma si potrebbe parlare tantissimo di questo, ecco quindi abbiamo visto l'imposizione delle mani, e però è appunto per... <ride> Vediamo tutti, e io lo sento dire anche da tanti fedeli, che non si parla quasi mai eh, nelle omenie o nelle catechesi, non si fanno molto spesso, pochissimi le fanno, ma lo Spirito Santo è un tema che è stato quasi un po' dimenticato, mentre invece gli atti degli Apostoli è il tema decisivo che ci fa capire appunto che come agisce Dio nella sua chiesa, come dovrebbe agire Dio nella sua chiesa? Ed è il grande protagonista fi fino alla fine. Infatti eh, il libro inizia con la Pentecoste praticamente, il grande evento atteso era quello della Pentecoste. Gesù stesso eh, era sottomesso all'azione dello Spirito Santo, anche lui. Eh. <ride> Ad esempio, il Vangelo di Marco, dopo, eh, ci racconta Marco che dopo il, il battesimo di Giovanni, quando scende su di lui lo Spirito Santo, subito dopo c'è un verbo che, che, eh, che, che fa un po' impressione, perché dice: lo cacciò nel deserto. Eh, io, letteralmente bisognerebbe tradurre così lo spinse, traducono, è un po' attenuato, ma dice proprio lo cacciò. Ma, eh, per farci capire probabilmente che anche lui, anche il Signore, era guidato come dovremmo essere guidati noi dallo Spirito Santo. Vedete che quindi è un, è un elemento importantissimo, ne parliamo troppo poco dello Spirito Santo, eppure la scrittura ce ne parla in modo diffuso. E avremo tutte, tutti gli elementi, tutti gli scritti necessari per parlare, eh, far capire come agisce. Poi c'è tutto eh, il, il tema dei carismi, dei doni dello Spirito Santo. Eh, sono tutte cose, adesso si cerca il carismatico, però, eh, però i carismi elencati da Paolo sono ben precisi. Non è solo quello che ti dice il futuro, la gente chiede il carismatico come, come si va a vedere l'oroscopo, le stelle. I carismi sono tanti, sono ben più che, che sapere il futuro, quello lo fanno anche i fattucchieri, ma ci sono dei doni che sono essenziali per la vita della Chiesa. Leggete i capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinti e l'amore, la carità è il dono più grande che si può avere, che è veramente il dono che è, trasforma completamente la persona e ci insegna ad amare come aveva amato Gesù. Allora eh, si deve dire che appunto questa azione multiforme dello Spirito Santo è l'artefice anche della, della nuova creazione, la Chiesa, la comunità dei fedeli che sono uomini nuovi ed è anche quello che, che plasma in ogni individuo, ognuno di noi, la nuova creatura, come dice San Paolo. Eh, però bisogna ascoltarlo e rimanere sottomessi, come è rimasto sottomesso anche Gesù allo Spirito Santo. Eh, se ci abbiamo il cuore indurito e eh, diventiamo ribelli, allora dopo è finita. È per questo che l'umiltà ecco, eh, la vera umiltà è quella di sottomettersi. Anche ai superiori, eh, perché c'è anche l'obbedienza, eh, ma soprattutto allo Spirito Santo, quando eh, la coscienza ci parla, ci corregge e piano piano nel tempo, in mille modi, Dio attraverso lo Spirito Santo ci forma, e si fa uomini fatti, come dice la lettera agli Ebrei, e poi finalmente nuova creatura, e questa è la, è la dottrina cristiana e il fine della vita cristiana sono le cose più importanti, bisogna parlarne molto. Allora, se le cose sono così, come si dice il libro degli Atti degli Apostoli, lo Spirito Santo dobbiamo invocarlo eh, costantemente, frequentemente eh, nella nostra preghiera, ecco, perché ci illumini eh, oltre alla parola di Dio, ecco, anche ci vuole lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci serve anche per capire la parola di Dio, se no non la capiamo, perché la parola di Dio, la Bibbia, eh, trasmette il pensiero di Dio. E come diceva Isaia, i miei pensieri, dice Dio, non sono i vostri pensieri, le mie vie, le mie modalità di agire non sono le vostre. E allora ci vuole lo Spirito Santo per tutto. Non c'è vita cristiana, se lo dice chiaramente San Paolo in diversi luoghi, se non nello Spirito Santo, la vita nuova nello Spirito Santo. E San Paolo poi dice che chi non è guidato dallo Spirito Santo può dire che non è cristiano, non, 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 non vive una vita cristiana autentica, genuina che poi si realizza eh, concretamente, si deve realizzare nella prassi della vita. Pace bene a tutti e buona giornata.